Salve a tutti, sono Giacomo Albisio, segretario generale della Camera di Commercio Italiana di Singapore. Lavoro in Camera da circa 9 anni e quindi anche un buon tempo per aver visto un po' come questo paese si è sviluppato e quali opportunità ovviamente può offrire alle aziende italiane. Innanzitutto Singapore svolge un po' il ruolo di piattaforma per la regione, questo perché è un ottimo punto di partenza per poi sviluppare il mercato del sud-est asiatico. Il paese conta circa 5 milioni e mezzo di abitanti, ha un reddito pro capite tra i più alti del mondo, che è oltre i 60 mila dollari americani, però appunto ha una popolazione, quindi un mercato tutto sommato ristretto. Quello che è importante è capire che però Singapore offre una piattaforma a livello legislativo, logistico e finanziario che permette poi ad un'azienda di approcciare nel modo migliore i mercati vicini, che sicuramente offrono delle ottime opportunità per quanto riguarda il mercato interno. Sono ovviamente tutti più grandi rispetto a quello di Singapore, a parte il Sultanato del Brunei, però a volte hanno, diciamo, alcune carenze a livello finanziario, a livello logistico, a livello legale. Quindi è importante partire da Singapore perché qui c'è una certa sicurezza sia per quello che riguarda appunto l'aspetto fiscale e legislativo, sia per tutto quello che riguarda lo svolgere giornalmente le attività aziendali. Noi come Camera di Commercio lavoriamo principalmente con le piccole e medie imprese, però riusciamo anche a servire le grandi, diciamo, multinazionali su alcuni temi specifici, magari più di lobbying piuttosto che di attività promozionale. Mentre con le piccole e medie imprese andiamo a operare principalmente nel supporto allo sviluppo commerciale, quindi a trovare partner, distributori, co-investitori, e anche le ospitiamo direttamente presso i nostri uffici, quindi svolgiamo un ruolo di incubatore nei primi 6 mesi, un anno, in cui l'azienda italiana decide di attivare una branch qui sul paese. I settori principali dove anche siamo riconosciuti, sicuramente l'agroalimentare, l'arredamento, un po' meno, diciamo, ultimamente il settore della moda, che comunque notiamo una flessione nell'ambito retail collegato soprattutto all'abbigliamento. Siamo molto riconosciuti nel settore dei macchinari, infatti la prima voce di trade con Singapore. Abbiamo una buona comunità italiana nel settore dello shipping. Singapore è poi anche un ottimo cliente per l'Italia nel mondo della difesa, quindi non solo i settori dove siamo più conosciuti a livello internazionale, ma anche altri settori molto più tecnici cui l'Italia svolge comunque un ruolo importante. Ovviamente rispetto ad altri paesi la nostra presenza è ancora molto limitata, anche se confrontata con altri paesi europei, penso alla Francia, alla Germania, però riteniamo ci siano ancora delle ottime opportunità di crescita. Abbiamo anche, questa è una cosa che noi ci teniamo sempre a sottolineare, una buona comunità di ricercatori italiani qui nel paese, e questo significa che comunque il livello anche, diciamo, scolastico, universitario italiano in qualche modo viene riconosciuto, di questo ovviamente siamo molto fieri. La Camera di Singapore oltretutto lavora anche, opera anche in altri paesi, abbiamo un nostro desk in Myanmar, lavoriamo direttamente sull'Indonesia, sulla Malesia, e abbiamo anche un nostro ufficio a Milano che serve come ponte per le aziende singaporiane interessate a sviluppare il mercato italiano. Quindi questo, diciamo, in breve è quello che la Camera svolge. Attualmente abbiamo circa 200 associati, non solo aziende italiane, fatturiamo all'incirca 1,2 milioni di dollari in Singapore. Di questo il 60% lo otteniamo dai servizi di business, quindi principalmente servizi volti ad aiutare le aziende nello sviluppo commerciale. Per quanto riguarda invece l'aspetto turistico, un italiano che viene qui in vacanza o anche per investimento, cosa potrebbe trovare a Singapore? Allora, aspetto turistico, innanzitutto abbiamo visto dei forti investimenti da parte del governo nel settore turistico, soprattutto negli ultimi anni. Primo su tutti la Formula 1, l'apertura di due casinò, molti eventi a livello culturale, quindi Singapore ha iniziato a proporsi al mondo anche come meta turistica. Ovviamente è una meta, diciamo, di passaggio, molto spesso uno scalo per 2 o 3 giorni prima di andare
in altri paesi prima di visitare altre location come possono essere Bali, la Thailandia o l'Australia. Però in 2 o 3 giorni in cui una persona sta a Singapore sicuramente può vedere vari aspetti interessanti dell'isola, un paese multiculturale, molto spesso ci sono mostre, concerti, quindi comunque è interessante vedere collegata direttamente con l'Italia, con Singapore Airlines, oltre a Singapore Airlines ovviamente con molte altre compagnie aeree sia europee che medio orientali. Si può raggiungere facilmente. A livello di business, il turismo molto spesso, e questo non parlo del turismo italiano qui, ma del turismo regionale, va a sviluppare un business in tutto quello che riguarda lo shopping, la ristorazione, perché spessissimo persone che vivono nei paesi limitrofi vengono a Singapore sia per fare shopping, sia per avere magari un'esperienza in un weekend che non possono avere nelle loro città.